Babes, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete già letto dal titolo, andiamo a fare una full face realizzata soltanto con prodotti low cost al di sotto dei 10 euro. Sono super contenta di fare questo video perché so che vi piacciono molto i prodotti low cost. Io stessa amo tantissimo i prodotti low cost. So che anche attraverso dei prodotti magari un pochino più economici si possono realizzare delle bellissime full face e quindi oggi siamo qui apposta per realizzare una mega full face soltanto con prodotti al di sotto dei 10 euro. Mi raccomando, se vi piace questa tipologia di video, lasciate un bel like, così magari in futuro porterò altri video sul canale del genere. Magari possiamo fare una full face di un brand al di sotto di 10 euro, 15 euro, 20 euro, full face economiche, full face high-end, insomma. Fatemi sapere giù nei commenti e lasciate un like a questo video. Detto ciò, direi subito di iniziare. Come prodotto sopracciglia, ho tirato sulle sopracciglia con questo qui che è il Brow Glue di NYX, che è questa specie di colla per sopracciglia con uno scovolino piccolo 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 tipo mascara. Questa parte l'ho saltata perché sapete che preferisco avere le sopracciglia già fatte e ho utilizzato quindi questa in combo con la Lift & Snatch di NYX nella colorazione Ash Brown. Questa è al di sotto i 10 euro, questo costa tipo 11-12 euro, però anche questo super valido, quindi non l'ho inserito nel video, però insomma sappiate che costa leggermente di più rispetto ai 10 euro. Ma partiamo con il vero e proprio video, partendo direttamente dagli occhi. Come palettina voglio utilizzare questa qui di e.l.f. che avevo già provato in passato, ma che ho utilizzato soltanto una volta e mai più, e mi ricordo che mi era piaciuta molto. Questa qui nella colorazione jalapeño e ci sono tutti questi bei verdini, questi shimmer, shimmer verde, shimmer oro, e voglio appunto realizzare un make-up occhi sul verde con questa palettina qua, che costa qualcosa come 5 euro e mi ricordo che fosse anche abbastanza valida. Ora vediamo perché la andiamo subito ad applicare sugli occhi. Allora, mi sono anche avvicinata, così potete vedere meglio. Direi di partire subito da questo bel verde qui. Ok, fatto ciò, adesso andiamo con il verde più scuro e vado a tracciare una riga di eyeliner. Bene, ora vado a pulire un pochettino la crease. Ora andiamo di shimmer, vado ad applicare lo shimmer verde in tutto quello spazio dove appunto ho tagliato la crease. Vado ad applicare sopra anche l'oro un pochettino perché lo voglio rendere ancora più luminoso. Vado a ripassare bene l'eyeliner. Ok, adesso concludiamo gli occhi con questo mascara qua che è il Double Trouble di Essence ed è un mascara che dà definizione e volume perché è formato da due parti differenti. Vi faccio vedere come è fatto lo scovolino. Da una parte vedete ci sono queste più larghe e da una parte invece più cicciotto. Ciglia finte, utilizzo queste qui che sono le Lash Like a Boss di Essence, che sono low cost. Tolgo leggermente il fallout, più che altro del verde, ma ce n'era veramente pochissimo. E comunque questa palette è top, cioè super pigmentata. Guardate che look che sono riuscita a realizzare per soli 4 euro. Intanto, mentre si asciugano le ciglia finte, vado ad utilizzare come primer barra crema questo qui, che è il Face Primer with Caring Hemp Seed Oil della Good Stuff, la linea Good Stuff di Essence, ed è un primer barra crema idratante. Come fondotinta poi vado ad applicare questo qua, che è il Transformist di Astra, nella colorazione numero 2. Cavolo, mi sono dimenticata di mettere questo qui, che è un lip balm barra plumping, si chiama Peppermint Glow di Essence
ed è blu, super cute il pack blu, ma in realtà penso sia trasparente. Sì. Bello scorrevole. Ok, è un lip balm bello scorrevole, non lascia il blu e dovrebbe in realtà dare un po' di plump alle labbra. Queste sono le mie labbra prima. Vediamo tra un po', mentre facciamo il resto del make-up, come diventano. Ciglia finte messe, ora andiamo appunto con il fondotinta. Questo fondo mi piace un sacco perché è super coprente. Forse è leggermente scuro per me, però mi piace perché ha una coprenza massima. È uno di quei fondotinta opachi che però non mi seccano, quindi lo amo tantissimo. Il finish di questo fondo è meraviglioso, però è arancione, guardate qua. Lo stacco con il collo, però ora lo sistemiamo con il correttore. Per quanto riguarda il lip balm, mi piace il colore che lascia sulle labbra perché le rende tipo super rosate, molto vivido, però non credo che faccia plumping perché già non pizzica più. Però secondo me le idrata perché le sento belle nutrite, quindi potrebbe essere un buon lip balm. Ora andiamo di correttore perché ne ho assolutamente bisogno per andare a sistemare un po' questa situazione arancione e sto utilizzando il Camouflage Concealer di Essence nella versione idratante, quella Healthy Glow. La colorazione che uso io è la numero 10 ed è molto chiara, quindi vado a contrastare bene questo arancione, che poi non so perché è così arancione, di solito non lo è così tanto. Bene, fatto questo, andiamo a settare con la cipria di Essence, questa qui, che sapete è una delle mie preferite, forse la mia preferita fino ad oggi, uso praticamente solo lei. Vado giusto poco poco a settare il contorno occhi e un pochettino la fronte. Concludo gli occhi con il verde scuro. Vado ora con questo bronzer qui nella colorazione Fawn di Beauty Bay, il brand proprio del negozio Beauty Bay. Sicuramente la base di oggi sarà bella caldina perché anche questo bronzer qua è bello caldo. Come blush vado ad utilizzare questo qui di Elf, che è uno dei putty blush, è nella colorazione Bahamas, è in crema in realtà, però si può utilizzare anche sopra alle polveri perché è super bello, cioè non fa macchia assolutamente. E ho imparato ad utilizzarlo sopra le polveri perché non è estremamente pigmentato. Quindi una volta che voi lo andate ad applicare, poi sopra ci applicate il bronzer, la cipria, eccetera, eccetera, il colore si disperde un po' e poi dovete andare ad applicare un blush in polvere sopra, andando comunque a neutralizzare un po' il colore effettivo del blush. Perciò io lo applico sempre sopra. Fortuna abbiamo quasi finito perché la vicina ha deciso di mettere a tutto volume la musica, quindi prima che vado su a dirle di spegnere, meglio che se concludiamo il video, passiamo all'illuminante. Utilizzo questo qui che è il Modern Glow Highlighter nella colorazione 10. È arrivato Amazon, la spesa di Amazon. Comunque, dicevo, applichiamo l'illuminante, questo qui super 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 power, bellissimo, non fa assolutamente strato, non fa macchia, è luminosissimo, cioè con questo vi vedete tipo dalla luna fino alla terra. Ok, tolgo un po' il lip balm che mi sembra abbia idratato benissimo le labbra, ha lasciato questo colorino rosato, quindi lo lascia anche dopo averlo tolto e passiamo alla combo labbra. Utilizzo questi due prodotti, entrambi che sono di Astra, la matita della collezione Pure Beauty nella colorazione numero 2, mentre questo qui è l'Hypnotize di Astra nella colorazione 21. Giro di setting spray, questo qui di Essence, per andare a amalgamare le polveri.
E voilà, questo qui è il look completamente finito. Spero vi piaccia. Secondo me è super super carino questo ombretto verde così, l'eyeliner sfumato, queste labbra combo meravigliosa. La base è incredibile perché questo fondotinta super coprente, bello smooth, vedete com'è bella radiosa anche la pelle. Mi piace un sacco, spero piaccia anche a voi. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio tantissimo per averlo guardato fino a qui. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un like di supporto, ricordatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye!